Allora, eccoci qua con Matteo Cristini, ci siamo guardati, abbiamo detto come va, ci vuoi vedere, ormai siamo qua, finiamo la gara e finisce così. Esatto, e finisce la stagione. Però gara 1 non è andata poi così male per come è ripartito, cioè per il punto di partenza ieri non è andata male, avevi fatto una buona rimonta. Vero, mi sono anche divertito, pista un po' umida, difficile, ma mi sono divertito, dai. Allora sai cosa facciamo, io ti do in bocca al lupo, divertiti pure adesso che è la cosa migliore. Grazie. Grazie, ciao, grazie Matteo. Pronto per la gara 2 della Ressattac 600, signori, siamo di fronte allo spettacolo degli spettacoli perché Coletto deve vincere, ma anche Marco Como, 3 punti di distanza da appannaggio di Marco Como su Coletto, partono primo e secondo, sta per iniziare la gara, eccoli via, partiti, parte bene mi sembra Marco Como, cerca di inserirsi, addirittura Boccellari tra Como e Coletto, effettivamente Boccellari ci riesce, allora Coletto deve scalzarlo subito anche perché ha 8 giri per poter provare ad impensierire Marco Como, anche perché sarà un'impresa disperata, ma... è un'impresa che è riuscita in gara 1 e l'ha già scavalcato. Tra l'altro Coletto a Boccellari è un'impresa che è riuscita in gara 1, incredibile, con Coletto che ha stravinto una sfida di forza dove sono stati praticamente attaccati per tutta la gara, lui e Marco Como. Adesso bisogna capire se ci sarà o che cosa succederà, anche perché mi sembra la stessa partenza di gara 1, con Como che prova ad andarsene, Coletto che gli sta dietro e Como che non ha quell'abbrivio per riuscire a scavalcarlo, scalzarlo e ad andarsene. Buona la partenza di parte di Matteo Cristini, anche lui un pilota molto molto interessante che ha dato il filo da torcere durante la competizione, è stato sfortunato in qualche circostanza, ricordo una caduta in quel di Varano che gli ha compromesso la gara, era partito bene anche a Magione, poi si è un po' perso facendo un secondo posto, ma anche lui è un pilota che si ritroverà in una Ressattac 600 che ha avuto come grande contendente William Bennett, che purtroppo ha abbandonato la contesa dopo quell'infausto weekend di Magione dove nelle prove libere si fece male alla clavicola e ne ha pregiudicato poi il proseguimento della stagione. Ma adesso rimaniamo concentrati, Como, Coletto, Coletto, Como. Allora, voi non avete potuto vedere, o meglio è stata veramente bellissima gara 1 con Como che ha, con Coletto che ha studiato Como per tutto quanto praticamente il tragitto, poi al quarto quinto giro ha deciso di sorpassarlo, lo ha sorpassato e poi con una strenuissima difesa lo ha tenuto alle spalle. Adesso dobbiamo capire se Como si farà scavalcare, soprattutto se Coletto avrà la forza di riuscire una volta scavalcato a tenere la prima posizione. Per adesso primo giro andato, stessi tempi, praticamente tempi falsa riga, fotocopia, 2 decimi separano i due piloti. Noi lo ricordiamo, le Ressattac sono due piste, sono due gare molto veloci, sia gara 1 che gara 2, cioè te le dai di santa ragione, ma la gara è veramente fulminea, quindi fondamentalmente molte volte non hai nemmeno il tempo di riuscire a capire quello che sta succedendo. In questo caso è tutto molto chiaro, però non puoi fare nessun calcolo e devono praticamente vincere. Chi vince ha vinto la classifica di stagione della Ressattac 600. Non c'è molta storia, anche perché il distacco, la discrepanza che si è creata tra i primi due e gli altri già è abbastanza importante, a meno che qualcuno non faccia un dritto. Ecco, ad esempio, guardate qua la fortuna, con Cristini che prova ad infilare il diretto contendente senza riuscirci, ma noi dobbiamo indugiare su quei due là davanti. Como sta guidando come un tarantolato, come un ossesso, tra l'altro a seguire la gara di Marco Como c'è un ex campione di Ressattac, Andrea Liberini, che è venuto proprio a fare il tifo per il suo amico Marco Como. Qualche slow motion intanto con Stefano Cappelli che cerca di rinvenire su Enrico. E allora andiamo ancora live con le immagini, il circuito del Cremona Circuit meraviglioso, ha ospitato una marea, una cornice di pubblico veramente eccelsa, con il grande Luca Salvadori che ha dato spettacolo in mille con una vittoria incredibile. Ma intanto noi dobbiamo andare su Coletto Como, qua ci troviamo. Como, Coletto, perdonatemi, scusami Marco, non me ne volere, però ero ancora assettato su gara 1, sono sul contro rettilineo, tra poco andranno ad affrontare la chicane prima dell'inizio della griglia finale, e questo vuol dire 3 su 8, e questo vuol dire che mancano 5 giri, e questo vuol dire che Luca Coletto deve iniziare a serrare le fila. Lo ha fatto in gara 1 al quarto giro, guardate già qua come esce dal rettilineo per non dare la scia, per non dare il punto di riferimento, si sposta con la moto. Allora Coletto deve stare concentrato, deve capire qual è il punto migliore. In gara 1 il sorpasso è avvenuto a quella chicane prima del rettilineo finale, che mette al rettilineo finale, e molti sorpassi sono avvenuti in quel caso. Poi tutti i resti di sorpassi avvengono nel contro rettilineo, dove si vengono a sfruttare le scie e le controscie. In questo caso non c'è nessuna controscia perché sono 1-1. In tante altre competizioni abbiamo visto una marea di scie perché ce n'erano in 4-5 che magari si involavano per aggiudicarsi la posizione prima del curvone, per poi entrare
nell'ultima curva, prima del rettilineo finale, quello della partenza. E allora intanto andiamo con Matteo Cristini, che sta cercando di salire su. Anche Matteo Cristini ha disputato un discreto mondiale. Ragazzi, non me ne vogliate, non vi arrabbiate, non mi prendete per pazzo, però questi ragazzi sono encomiabili anche per il loro modo di fare. Io lo ripeto, lo ribadisco, la Race Attack è la competizione veramente più interessante da questo punto di vista, quel trade union tra l'amatoriale e il professionismo. Si uniscono, si conciliano, si avvicinano, ed è il modo migliore per poter anche guidare con una certa sicurezza in pista, che diciamo che non guasta mai, soprattutto per chi fa delle moto la sua passione. Occhio, perché ho visto con la coda dell'occhio che Coletto si è avvicinato a Como, e tra poco vedrete comparire 4 su 8, anche perché ci addentriamo nel controrettilineo, prima della curva, prima della chicane, quella specie di chicane, ma qua non è come queste carone che sta inseguendo, si trova in ultima posizione. Andiamo su Como e Coletto. Como davanti, tra poco siamo a metà gara. Eccola qui, siamo ufficialmente a metà gara, siamo ufficialmente a metà di quello che è il sogno di uno, di quello che è l'incubo dell'altro. Incubo non lo chiamerei, perché tutti e due sono stati veramente due piloti molto bravi, ma dei rivali veramente degni del loro nome. Hanno gareggiato in maniera sempre maschia, sempre forte, ma con un rispetto che non deve mai mancare all'interno di queste competizioni, un rispetto che la fa sempre da padrone. Quando andiamo poi a parlare di quello che è il moto estate, noi ne siamo certi che tutti quanti abbiate compreso ed apprezzato questo stile, che poi lo stile, lo ripetiamo e lo ribadiamo da molto tempo a questa parte, che contraddistingue anche soprattutto la Race Attack, dove ci sono dei piloti che lottano, che giocano, che si divertono. Como qui ha un po' allungato, occhio, perché qui anche il monitor dei tempi mi viene in aiuto, eh. Como allungato di qualche decimo, si trova a 6 decimi. Occhio a Marco Como, perché lui secondo me sta capendo che questo è il momento dove Coletto proverà ad attaccarlo sicuramente, e dove soprattutto deve serrare come un pazzo le fila. Non può minimamente sbagliare nulla, lui lo sa bene, lo sa benissimo. Anche super Luca Coletto, che deve cercare in qualsiasi maniera, nella maniera più disperata, di rientrare in pista, di rientrare in gara. E adesso i decimi aumentano, 7 decimi al secondo intertempo, ma tra poco andremo a vedere quanto sono vicini i due piloti. Se sono vicini, eccoli qua che passano. No ragazzi, dai, regia, va bene, Fenu, vi voglio bene a tutti ragazzi, ma noi abbiamo una gara lì davanti da commentare, però avete fatto una gara incommiabile anche voi, guardatelo qua, Fenu che si tira via il gruppone. No, non è così aumentato il distacco. Bettella, gara pazzesca di Alberto Bettella, sia gara 1 che gara 2, gara 1 qui non la state vedendo, ma Bettella ha fatto una rimonta pazzesca, un po' come adesso, dalla 14esima alla terza piazza in un battibaleno. Peccato, perché se fosse partito là davanti poteva essere l'ago della bilancia della gara, perché ha un buon passo, ma chiaramente quei due hanno guadagnato sin dall'inizio, e chi se ne frega degli altri. Il distacco non è aumentato, ma è rimasto immutato, sono praticamente 6 decimi. Nell'ultimo tratto ha mangiucchiato qualcosa Luca Coletto a Marco Como, ma siamo sempre lì. Siamo sempre lì, intanto le immagini vanno su anche su Bassi Bocellari. Ecco, altra bella sfida per la challenge, l'ha vinta Bassi, l'aveva già vinta in gara 1, bravo anche Daniele Bassi ad aggiudicarsi il titolo challenge per quanto riguarda questa sfida. Occhio, perché Coletto si è avvicinato di botto, Coletto si è avvicinato di botto, questo è Luca Carone. Intanto andiamo a indugiare anche quei piloti, naturalmente di coda, che meritano di essere apprezzati e rivisti per quello che fanno, per quello che portano al moto estate. Ma Coletto ha raggiunto Como, e allora occhio, perché più o meno di questi tempi in gara 1 si era concretizzato il sorpasso da parte di Luca Coletto, che poi ha fatto una gara pazzeschissima standogli dietro, e adesso voglio vedere se fa una gara altrettanto pazzeschissima per restargli per mettersi davanti e per tenere dietro. L'ha passato Coletto, ha passato Como, incredibile. Vediamo se però Como controrisponde, sì, vediamo se lo va a prendere di forza Como. Mamma mia, che sorpasso di Coletto contro sorpasso di Como. Occhio, perché questa può essere anche una chiave della gara, perché Coletto gli ha detto io non ti faccio più passare, Como gli ha detto io non ti faccio più passare, adesso ti sbarro e tu te ne vai via. E Coletto dice io ci riproverò sicuramente, ma qui Marco Como ha dato una prova di resistenza davvero 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 incredibile. Bravo, bravissimo Marco Como in questo caso a respingere al mittente il tentativo di sorpasso di Luca Coletto. E adesso cosa succede? E adesso chi lo sa quello che succede, perché adesso si divertiranno e parecchio.
questi due trattavano di giocare con Matteo Cristini, anche perché siamo a due giri dalla fine di una gara infuocata, di una gara incredibile, di una gara bellissima, di un trofeo che è quello della Race Attack 600, che è stato davvero encomiabile. Bravi, bravi ragazzi, continuate per favore a farci divertire così ancora. Como Coletto, con Como che sì, che stavo dicendo ha preso due decimi, ma che due decimi ha preso? Ha preso praticamente nulla, deve praticamente lottare fino alla fine Marco Como se vuole la vittoria, con il suo amico Andrea Liberini che sta facendo un tifo spasmodico, smisurato e pazzesco per il per Marco Como. Io sono molto amici, Liberini ha gareggiato in nel moto estate lo scorso anno stravincendo la classifica di competizione. Coletto si è riavvicinato come un pazzo, siamo di nuovo lì, siamo di nuovo nello stesso punto. Ma Como prova ad andarsene, vediamo se riesce ad allungare. No ragazzi, però andiamo su Cristini con Fenue, col gruppone qua dietro, si stanno divertendo tantissimo anche loro, sono dei tarantolati, ci stanno dando dentro, stanno veramente cercando di serrare le fila. Alberto Bettella, ma che bella gara di Alberto. Peccato, lo ripeto, che partiva da quella posizione arretrata, dopo compare 7 su 8, Como ancora ad allargarsi e poi a stringere, poi ad allargarsi per andare ad affrontare lunga la curva, e questo è importante per lui, perché guadagna, perché respira, perché manca un giro e mezzo, perché adesso siamo, se faccio bene i calcoli, a 5.000 metri dalla fine, per no, forse anche di più, perché siamo all'inizio della gara, siamo a 5.500 metri da parte di Marco Como, che deve cercare di continuare, provare, andare avanti a vincere quella che è questa gara, quella che è la gara che darà, che attribuirà la vittoria finale per il titolo finale tra Como e Coletto. E ancora davanti Como, Coletto davvero non ci vuole restare lì, vuole provarci in tutte le maniere. Io sto assistendo ad una bellissima competizione, ad una bellissima gara, ad uno spettacolo nello spettacolo tra questi due piloti, che sono veramente, veramente fantastici e hanno regalato tantissimo divertimento, soprattutto in questa gara. Qua è tanto una caduta che non pregiudica probabilmente il proseguo della gara, anzi assolutamente no, anche perché è una caduta che avviene nelle retrovie. Dietro Cristini ha passato Fenu, bravo, bravo Matteo Cristini, gran bella gara anche da parte sua. E dietro ancora andiamo su Enrico, andiamo su Cappelli, Stefano, bravo anche lui, anche con tutto quest'anno è riuscito, ha provato a dare quel qualcosa in più, quel qui di più. Cristini sta ancora davanti in questo gruppone che viene trascinato da Fenu, ma noi abbiamo bisogno di vedere quei due davanti, noi abbiamo bisogno di vederli che sgasano come i pazzi sulla chicane, prima della chicane, perché è lì che succedono delle cose meravigliose. Eccoli qua, vi li ho chiamati, avete visto? Io non le ho mai viste le immagini prima, chicane, e tra poco esce fuori last lap, perché sta per finire il torneo, la Race Attack 600, 3700 metri adesso dividono i due piloti che sono appaiati, sono vicinissimi. E qui Coletto, se non l'ha studiato per tutta la gara, poco ci manca, ma adesso deve sferrare l'attacco decisivo, anche perché sennò dove va, cosa fa, quando lo passa, come lo passa. E qui poi diventa davvero un dolore capire dove effettuare il sorpasso e tenerlo dietro. O va sul rettilineo, ma mi sembra che sul rettilineo Como abbia potenza, oppure occhio, perché Como ha un pochino, e quando parlo di allungo sono anche magari due decimi in più, ma due decimi in questo caso fanno una differenza che voi non potete avere idea. Quindi a quattro decimi Cristini si trascina dietro il gruppone della quarta posizione, con Fenu alle spalle, con Bettella che è nella terra di nessuno in terza posizione. Peccato, mi ricordo che Bettella ripartirà dalla quattordicesima, per favore restiamo qua su Como Coletto, con Como che forse ha allungato un pochino, sì, Como ha allungato un pochino, vediamo se è l'allungo decisivo, vediamo se è l'allungo decisivo, per favore Bettella, meraviglioso, terzo, quarto Cristini, meraviglioso nel gruppone anche lui, dal quarto alla settima, ma lì davanti imperversano, Como, ah, Coletto mi sa che sta mollando, Coletto mi sa che sta mollando, non ha mai avuto tutta questa discrepanza in tutta la gara, non è mai stato così tanto tardato, ha pure un attimo uscito con l'anteriore. Allora attenzione, perché forse Como si sta avviando ad una vittoria che è incredibile, poi importantissima. Sì, ha mollato Coletto, siamo praticamente alla fine, eccolo qua, eccolo qui, Marco Como affronta l'ultima curva prima di andare a vincere, a prendersi la Race Attack 600, vince super Marco Como, secondo uno straordinario, comunque Luca Coletto terzo, un meraviglioso Alberto Bettella che ha di che gioire per la terza posizione, ha di che gioire, però soprattutto Marco Como intanto là dietro in volata, vince Cristini la gara per la quarta posizione, è campione di Race Attack 600, super Marco Como, secondo Coletto che onore al merito, grandissima gara, terzo Alberto Bettella, lo ripetiamo, vince Marco Como la classifica di competizione.